Ciao, questa subroutine esegue la scomposizione in fattori primi di qualsiasi numero intero positivo fino a un miliardo. Per poter funzionare, essa ha bisogno di un passo precedente. Prima di tutto, il programmatore dovrà ricercare tutti i numeri primi fino a un miliardo utilizzando la prima routine che si trova nella mia playlist Pillole di programmazione, chiamata Trova numeri primi. Una volta trovati i numeri primi, si possono salvare in un file sequenziale. A questo punto, in questa nuova classe, alla quale appartiene la procedura che vedete, si caricano tutti i numeri primi nell'array che ho chiamato G numeri primi. Questo array verrà a contenere tutti i 51 milioni circa di numeri primi appartenenti al primo miliardo dei numeri naturali, e precisamente sono 50 milioni 847 mila 534. Nell'immagine si può vedere l'array gfattori e la variabile gfactorCount. La routine mostrata riempie l'array gfattori con tutti i fattori primi del numero che le si mette a disposizione attraverso il parametro ingresso in num da scomporre. Nella variabile gfactorCount rimane a routine eseguita il numero di fattori primi trovati partendo da 1. Sia l'array gfattori che la variabile gfactorCount sono entrambi dichiarati a livello di modulo, o con visibilità globale, perché mantengano i valori trovati anche dopo l'uscita dalla nostra routine di ricerca di fattori primi. Da notare che attraverso l'istruzione redeem preserve, l'array che contiene i fattori primi sarà grande esattamente quanto basta, perché l'array aumenterà di dimensione in modo dinamico. Se qualcosa non vi è chiaro nella procedura, lasciatemi un messaggio nei commenti. Cercherò di rispondere a tutti. Ciao.